Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, buon 19 giugno. Allora, mercoledì, ieri sera, serata d'estrazione. Abbiamo sbagliato, anzi, ho sbagliato. Quando si sbaglia si deve dire, si deve mettere la colpa. E infatti faremo qualche modifica. Avevamo un bellissimo 37-73, erano passati 7 colpi nel servizio telefonico. Io mi sono preso la briga di sostituire la previsione, perciò è solo colpa mia. E bastava, vabbè, col senno di poi possiamo dire tante cose. Personalmente mi rendo responsabile di questa mia scelta. Ho sbagliato e ho pagato caro perché ieri sera 37-73 spaccato su ruota. Tra virgolette è andata anche bene perché la previsione 37, 70, 73, 90 è uscito 37, 73 e 1. Se usciva il 90 penso che... Vabbè. Purtroppo questo accade. Erano passati 7 colpi e io come prassi ho tolto la previsione. Allora, ovviamente togliendola a qualcuno di voi l'ha giocato. Ma molti hanno seguito quello che io ho detto di non giocarlo più. Da una parte sono arrabbiato perché è normale, perché mi rendo responsabile di aver fatto perdere un ambosecco a parecchia gente che aveva seguito questa previsione. Ovviamente io chiedo scusa, ma mi ha fatto capire anche che forse quando mettiamo una previsione, soprattutto da questa tecnica che fa giocare un ambo, forse è meglio dargli qualche colpo in più, magari evitando di andare a mettere altre previsioni, ma dandogli qualche colpo in più, e qui veramente sarebbe bastato giocarla una previsione una volta sola ancora. Probabilmente questo errore non l'avrei commesso, perciò da questo momento almeno la tecnica dell'ambo vertibile. Adesso attualmente abbiamo un bellissimo ambo vertibile. La giocheremo, non la giocheremo solo per 7 colpi, ragazzi. Purtroppo con queste 4 estrazioni settimanali, evidentemente qualche mia tecnica si allunga e perciò dobbiamo giocarla per qualche colpo in più. Perciò la previsione dell'ambo vertibile che trovate nel servizio telefonico, ovviamente domani siamo a un secondo colpo. E mi raccomando, chi l'ha presa avete visto che produce questo. A parte il 44-49 che mi ha dato esito negativo, su 6 che ve ne ho date, praticamente 5 ne sono andate in porto. E ieri per un punto si sfiorava il terno secco. Infatti nel servizio telefonico troverete la previsione dell'ambo vertibile. Ok? Mi raccomando, attenzione a questa previsione, di tutti quelli che stanno giocando l'ambo vertibile, attenzione al numero 90, dovete aggiungere il 90. Perciò quando voi troverete, chiamerete il servizio telefonico, vi darà l'ambo vertibile, ok, vi darà l'ambo vertibile e vi dirà, mi raccomando, per il terno aggiungere il 90, ok? Perciò mi raccomando. Allora andiamo a vedere l'azionale. Guardate qui, spaccato 37-73. Più lo vedo e più mi viene da piangere. Ovviamente poi è uscito l'1, era 37-73-90. Su ruota, ambo secchissimo. Vabbè, ripeto, qualcuno l'ha giocato, l'ha portato avanti, però ovviamente mi sento responsabile, chiedo scusa. Però questo ci fa capire, anzi mi fa capire che devo lasciare qualche previsione, qualche colpo in più. Allora, servizio telefonico, troverete l'ambo vertibile dove dovete aggiungere il 90, solo il 90, ok? 9,90 si continua, solo due ruote, giochiamo su quelle due ruote, ok? Ieri sera... Ma si continua su quelle due ruote, quello che trovate nel servizio telefonico.
E troverete ovviamente la terza previsione che è il Bari Napoli, ok? La super previsione Bari Napoli. Per quanto concerne voi di YouTube, la previsione si continua. Bari Cagliari nazionale 44-26, 49-26. Ieri sera poteva regalarci qualcosina sulla nazionale essendo uscito il 49, ma non importa, sapete che quando mi sembra che su sta strada passa la NASA, gli UFO della NASA. Allora, il 49 è uscito, ma non importa, si continua, siamo un terzo colpo e anche qui, ragazzi, il discorso è uguale. Vi sto dando una previsione. Poi, se qualcuno se la prende a male perché do qualche consiglio, vabbè, ma quello non è un problema vostro, perché io sul mio quadro estrazionale onestamente posso fare quello che voglio. Molti di voi mi hanno mandato qualche messaggio. Esempio, sono arrivati, tra l'altro devo ancora scaricarli su, caricarli, non scaricarli su la nostra pagina Facebook. Sono contento che molti di voi hanno seguito la previsione. Avevo messo il 54 a Firenze e Genova, scaturito da questa bellissima 12:42. Bellissima distanza 30 e guardate quanti colpi passano. Guardate, 1, 2, 3, 4, eccolo qua. Al quinto colpo il 54 sortisce su Genova in ambetto spaccato col 73. Perché il 73? Perché ovviamente 12:42 l'elemento mancante era proprio il 73. Insomma, sono contento perché non pensavo che qualcuno l'avesse giocato, invece l'ha giocato, è stato premiato perché ovviamente quando io qualcuno gioca questi miei consigli, io regalo un mese d'abbonamento tranquillamente, perciò quelle poche persone che hanno giocato il 54 e 73 che hanno spaccato l'ambetto, ovviamente hanno vinto il loro mese d'abbonamento. Peccato perché se usciva lambo secco il 54 era uscito proprio in quinta posizione. Poi ovviamente non riesco ad accontentare tutti, non riesco, perché sapete che sto lavorando dei progetti, sto lavorando al nuovo manuale 3 che uscirà verso Natale, perciò io facciamo tutto carta e penna e perciò mi ci va un po' di più, però insomma stiamo lavorando, mi vedete un po' di meno. Molti mi dicono: Mauri, ci piace quando ci disegni sul quadro estrazionale. Ragazzi, io lo faccio volentieri quando ho tempo e soprattutto quando trovo la condizione giusta. Molti di voi si sono accorti: Mauri, è giusto Roma, Torino, Venezia 23, 33, 53? Sì, ragazzi, è giusto. Però lo ripeto, ragazzi, se dovete scegliere una previsione, prendetene una e portatela avanti, soprattutto nell'ultimo periodo dove si stanno allungando un po' i colpi di gioco. Molti di voi, ok, perfetto, 23, 33, 53, perfetto, si rimettono in gioco i tre numeri in cadenza 3 su Roma, Torino, Venezia. Vi ricordo che il lambo primario è sempre i primi due numeri che trovate, ovvero 53 e 33. Questi me li mandate voi, io ve li ricopio sul mio quadro estrazionale. Sì, sono giusti. Me ne mandate tanti, io poi non è che li posso guardare tutti. Sì, può andare bene. Può andare bene. Perché? Perché è un triangolo perfetto, accompagnato da questo 48. 48 richiamato una volta, richiamato due volte, richiamato tre volte. Perfetto. Va benissimo, ok? Questa era una tecnica che vi avevo insegnato come si facevano un po' questi triangoli, questo giochino. E va bene, Genova, Palermo, il 48, 84, 88. È perfetto, va bene, va benissimo, ok? In questo modo è perfetto, ha chiuso la previsione. 84. 48, 88. Vi ho segnalato questo 78 perché? Perché è richiamato due volte. Ok? Perciò su Genova e Palermo avete 84, 48, 88, 78. Guardate che molte volte escono i terni, eh? Perciò attenzione,
Attenzione quando chi vuole giocare questi piccoli giochini, però questa è perfetta. Ok? Io l'ho ridisegnata sul mio quadro estrazionale perché me l'avete mandata in parecchi. Evidentemente ve la siete ricordati. E allora ve l'ho riportata qui sul mio quaderno. Avete fatto bene. Chi vuole giocarla può giocarla. Ok? Qui non dico niente. Non dico niente perché chi ha in mano la mia tecnica, ovviamente. Altra cosa importante, perché devo rispondere a un po' di messaggi visto che ieri non ho fatto i video. Allora, molti di voi mi mandano il messaggio e mi dicono: Mauri, ma non parli più nell'estrazione dell'11 giugno, c'erano due condizioni della tecnica al cinghialotto. Mauri, non ne parli più, ma io non ne devo parlare. Non ne devo parlare. Io basta che lo segnalo, che dico ragazzi, ci sono due condizioni. Ci sono due condizioni perfette della tecnica il cinghialotto. Non c'è più bisogno che ne parlo. Ma non è che non parlandone, ovviamente vuol dire che non sono più validi. No, anche in questo caso si stanno allungando un po', ma l'ultima condizione del cinghialotto ha prodotto due ambi secchi su ruota, perciò è vero, sono passati 1, 2, 3, 4, domani sarà il quinto colpo, ma ragazzi, se non ce la fate a giocare una previsione di 5 colpi, lasciate stare, non giocate più all'otto. Ok, purtroppo si stanno allungando i colpi, dobbiamo adeguarci a questo, purtroppo è così. Allora, nel gruppo Mato, siccome ieri in diretta molti la live non la vedono, ieri sera in diretta con l'estrazione avevamo detto noi questa promo la famo una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane. Siccome stamattina non ho potuto fare il video, avevamo detto che questa promo, la tecnica infallibile, più un mese di abbonamento a 30 euro, sarebbe stata valida solo oggi. No. Sarà valida anche domani. Così chi non ha fatto in tempo a prendere la promo oggi la può prendere tutta domani. Perché questa promo è importante? Perché all'interno avete un mese di abbonamento al Matos e avete questa tecnica, la tecnica infallibile che sta pagando da anni Lambosecco. Questo mese l'abbiamo preso nel gruppo Matos col 53-55 secco, secchissimo. Ok? Oppure potete aderire al Matos in abbonamento a solo 10 euro al mese. Ecco un altro UFO che passa nella nostra strada. Sembra la cosa della NASA qua. Vabbè, ok, perciò ragazzi, dobbiamo migliorare sempre di più. Devo migliorare sempre di più. Ieri, purtroppo, lo ripeto, è stato commesso da parte mia un errore pazzesco, ma pazzesco fino a un certo punto perché mi sono attenuto a quello che diceva la tecnica. Purtroppo devo adeguarmi anch'io, perciò le previsioni non ci interessa mettere più previsioni nel servizio telefonico, lo giochiamo e gli diamo anche qualche colpo in più. Stessa cosa nel mio gruppo abbonati. Stessa cosa nel Matos, perché dobbiamo adeguarci. Purtroppo mi sono reso conto che si stanno tardando di 2, 3, 4 colpi. Alla fine giocare 7 colpi è una settimana e mezza. Il 37-73 l'abbiamo giocato per una settimana e mezza. Bastava soltanto dargli un colpetto di riserva e avremmo festeggiato tutti. Il primo io, mi è rimasto lo scontrino qua. Vabbè. Sbagliando si impara. Ragazzi, mi raccomando, gruppo Matos, oggi e domani potete aderire alla promo. Al servizio telefonico, guardate che a prendere quelle previsioni spendete 3 euro. Prendete Lambo vertibile con il 90, prendete il 9,90 che non molliamo. Vi ho dato un 9,90 su due ruote, escluse la nazionale. Non si molla e vi ho dato il Super Bari
nazionale quello che hanno i miei abbonati. Perciò anche ieri, vicinissimi, non ci ha pagato, non lo molliamo, continuiamo, gli diamo qualche colpo in più. Ok? Dal capitano è tutto. Doppio Bezos, a domani. Ciao!